Ben ritrovati, oggi ci occupiamo del dissesto idrogeologico in Campania, il caso di San Martino Valle Caudina, paese che subì un'alluvione piuttosto pesante un mese e mezzo fa, insomma è un territorio particolarmente difficile. Ne parliamo proprio con il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, che ringraziamo per la disponibilità. Ben ritrovato sindaco, grazie. Allora, intanto lei è reduce da un incontro in prefettura proprio con i vertici della protezione civile, avete fatto il punto della situazione, sostanzialmente sugli interventi di messa in sicurezza a che punto siamo? Grazie direttore per avermi invitato stamattina ad attenzionare questa questione importante per la mia comunità. Sono reduce da un incontro qui in prefettura ad Avellino, dove insieme al prefetto, ai vertici regionali e all'autorità di bacino abbiamo provato a fare un punto della situazione su quello che è stato fatto e su quello che resta da fare. E l'occasione questa per ringraziare sicuramente la Regione Campania che ha mantenuto attraverso il commissario, il dottore Giulivo, tutti gli impegni che aveva di fatto contratto con noi il 31 di dicembre del 2019. Tutti i lavori di somma urgenza ipotizzati in quella sede di fatto sono stati finanziati dal commissariato per l'emergenza e di questi interventi una parte è stata già attuata e resta ancora da fare un po' di lavoro. Per cui l'incontro di stamattina è servito soprattutto ad attenzionare questa situazione, capire le criticità che ancora stiamo noi vivendo a San Martino e insieme agli enti sovracomunali provare a immaginare i tempi entro i quali ultimare questi interventi, che sono fondamentali al fine di far rientrare le 40 persone che ancora oggi non vivono nelle loro abitazioni. E questo è quello che mi preme sottolineare, 40 persone che dal 21 dicembre hanno dovuto lasciare i loro alloggi e che oggi vivono ancora questa condizione difficile, più di ogni altro sanmartinese. Insomma, anche le immagini, i telespettatori lo ricorderanno, del disastro sono state particolarmente impressionanti, la piazza di San Martino che esplode, il paese come sta vivendo questo dopo alluvione, insomma quasi come un incubo ancora, perché c'è ancora timore e paura rispetto a questa situazione. È stata una scena spettrale il 21 di dicembre, ritrovarsi una piazza sventrata, con un corso d'acqua che non si muove più nel suo alveo naturale, ma che invade le strade principali del paese, ci ha rimasti sbigottiti. Per cui da quel giorno tutti i sanmartinesi sono stati segnati, la nostra vita è cambiata e abbiamo il dovere a questo punto di ritornare il prima possibile a vivere una condizione di normalità. Non le nascondo che in questi giorni di pioggia alle prime gocce d'acqua tutti quanti noi abbiamo vissuto una sorta di angoscia perché siamo preoccupati di questo, di quanto è accaduto e di quanto potenzialmente può ancora accadere. Non viviamo certo una condizione di sicurezza, dobbiamo imparare a convivere con il torrente Caudino, questo è il segnale, il messaggio di 20 anni fa, un messaggio che la natura ci ribadisce durante il mese di dicembre dell'anno passato. Col torrente bisogna convivere e quindi organizzare un sistema di protezione civile chiaro, lineare, dove tutti all'occorrenza devono essere pronti ad evacuare e ciascun cittadino deve di fatto contribuire affinché il piano di protezione civile che ne abbiamo redatto in questi giorni e che stiamo in questo momento, in queste ore, provando a riorganizzare, devono contribuire a renderlo attuabile. Ecco, rivedendo ancora quelle immagini appunto del disastro della piazza di San Martino, le chiedo anche, sindaco, come i cittadini riescono a convivere con questa emergenza, perché chiaramente, come diceva lei, in caso di nuove allerta meteo dovrebbe scattare l'evacuazione del centro storico della zona rossa. Insomma, come state vivendo questa situazione? Noi ci siamo adoperati sin da subito a provare a ripristinare una condizione di normalità e di vivibilità ordinaria nel cuore del centro storico. In parte ci siamo riusciti, in parte no, perché ritrovarsi con una piazza sventrata, con il cuore del centro storico che non possiamo di fatto fruire, non è facile per noi sanmartinesi. È un segno forte, come dicevo prima, che ha segnato i nostri cuori e che sicuramente lascerà un segno nella nostra vita.
Per cui sono già contento che nell'immediatezza dell'evento sono riuscito a riportare le funzioni della macchina comunale nella sua sede storica e a far riaprire quelle attività commerciali che di fatto animano il centro storico. Insomma, una comunità che cerca in qualche modo di reagire. Di riscattarsi. La risposta delle istituzioni qual è stata? C'è stato l'intervento del presidente De Luca nell'immediatezza dei fatti, avete stimato i danni per circa 5 milioni, ma insomma forse ne sono arrivati pochi finora. Di fondi necessari per far rinascere San Martino. Io voglio ringraziare tutti i vertici regionali che si sono resi da subito conto di quanto accaduto alla mia comunità. In parte gli impegni che il presidente prima, il vice Bonavitaura, hanno assunto sono stati rispettati. I fondi per l'emergenza, per quanto concerne i lavori di sommergenza, scusate il gioco di parole, sono stati riconosciuti, quindi già è un aspetto importante. Il Comune chiaramente nell'immediatezza degli eventi per consentire una condizione di vivibilità agli evacuati, che voglio ricordare erano circa 400 in una prima ordinanza di sgombero, ha dato risposte con una struttura di prima accoglienza che è il convento francescano, ma soprattutto con delle strutture alberghiere della Valle Caudina. Quindi noi siamo esposti finanziariamente rispetto a questi impegni assunti in quella circostanza. E rispetto a questo il commissario ci ha garantiti che con l'ordinanza che dovrebbe essere sottoposta all'attenzione del Consiglio dei Ministri domani mattina riusciremo anche a recuperare rispetto agli altri impegni, alle altre obbligazioni che abbiamo assunto con gli operatori economici. Quindi almeno la fase emergenziale in questo modo non ha determinato delle criticità economiche e finanziarie all'ente. C'è molto ancora da fare sicuramente, questa è la fase di emergenza che ancora non finisce e che va gestita nel più breve tempo possibile. Ma io credo che dobbiamo già iniziare in questo momento, e questo è un altro aspetto che è venuto fuori dal tavolo di stamattina, ad organizzare un tavolo tecnico nelle prossime settimane con tutti gli enti sovracomunali preposti a programmare gli interventi che devono mettere in sicurezza, possiamo dire tra virgolette, definitivamente l'abitato di San Martino Valle Caudina, il torrente Caudino, e di fatto dobbiamo rimmaginare un nuovo ridisegno della piazza, perché questa situazione sicuramente durerà molto nel tempo, ma dobbiamo fare anche in modo che quanto prima possibile dobbiamo provare a restituire normalità alla comunità. Ecco, una comunità che dunque volta pagina, guardiamo Sindaco anche alla prospettiva della Valle Caudina, perché si discute molto in questa fase delle infrastrutture, c'è questa idea del traforo del Partenio lanciata dal Presidente della provincia Biancardi, la Valle Caudina in qualche modo i comuni si stanno dividendo, qual è la vostra posizione rispetto a questa opera insomma? Io prima di entrare nello specifico del traforo volevo ringraziare la comunità caudina per tutte le attenzioni e le forme di solidarietà che sono state manifestate nella nostra comunità. Noi terremo un consiglio comunale settimana prossima, a seguire con la città caudina terremo un consiglio straordinario dell'Unione dei Comuni della città caudina, appunto per far sì che l'evento accaduto a San Martino, la tragedia di San Martino, non sia una tragedia solo della comunità sanmartinese, ma sia un problema che tutta la comunità caudina fa suo e quindi di fatto rispetto alla quale porre un'attenzione ancora più importante. Certo, anche perché è un territorio che abbraccia due province, Avellino e Benevento. Insomma. È un territorio omogeneo, compreso tra due parchi, il Parco Regionale del Partenio e del Taburno, che conta circa 60.000 abitanti, che prova con difficoltà, essendo marginali sia alla provincia di Avellino che alla provincia di Benevento, a procurarsi un'identità. Due province di fatto hanno segnato la storia di questa valle e quindi insieme agli altri 10 comuni stiamo provando a dare anche risposte univoche in termini di infrastrutture. Il traforo, io ho avuto anche modo di ribadire questo concetto in delle occasioni pubbliche, è un'idea affascinante che prova con coraggio a far uscire dall'isolamento la Valle Caudina. È un'idea ambiziosa ed è l'occasione questa anche per ringraziare il presidente Biancardi, che è stato l'unico tra i presidenti delle province di Avellino che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni, che finalmente ha posto l'attenzione della Valle Caudina alla provincia intera. Mi è capitato spesso che
molti non sanno nemmeno dove si trova, insomma, dove è ubicata la Valle Caudina. Per cui il merito del presidente Biancardi è che ha posto attenzione su questa comunità, cosa che non era stata fatta fino ad ora. È chiaro che l'idea del traforo è un'idea avvincente, affascinante, sicuramente meritevole di attenzione. Il problema però è evitare che questa nuova idea possa distogliere rispetto ad altre iniziative su cui stiamo lavorando, e mi riferisco al Cancello Benevento. Un Cancello Benevento che è l'asse ferrato che collega Benevento con Cancello e quindi Napoli, per la Valle Caudina rappresenta una delle infrastrutture primarie di collegamento. C'è stata una svolta, mi pare, con l'intervento del governatore De Luca, con questo passaggio della linea da EAV a RFI. È quello che noi abbiamo sempre provato a chiedere come città caudina. L'unica via di uscita che noi avevamo già proposto qualche mese fa alla Regione Campania era quella appunto di far sì che la Cancello Benevento possa diventare una rete internodale tra la stazione di alta velocità di Afragola e la stazione di alta capacità di Benevento. Quindi la Cancello Benevento che diventa appunto un collegamento tra l'asse dell'alta velocità nord-sud e l'asse dell'alta capacità est-ovest a Napoli-Bari. Quindi la Cancello Benevento che diventa appunto una rete internodale tra due stazioni alta capacità e alta velocità, e quindi che possa rappresentare anche un'operazione che alla quale RFI, su cui la RFI può impegnarsi per scaricare circa 120.000 abitanti o su Benevento o sulla stazione di Afragola. Certo, tra l'altro la Valle Caudina aspetta da anni il completamento della Paulise Piano d'Ardine, una strada che darebbe sicuramente una svolta in termini di collegamenti tra questo territorio e soprattutto la parte della provincia di Avellino, insomma. Per quanto riguarda proprio questa arteria attesa da anni. Insomma. Subito dopo, chiaramente, la rete ferrata da Cancello Benevento, abbiamo l'annosa vicenda della Paulisi Piano d'Ardine. Hanno solo realizzato due lotti. Da Paulisi noi riusciamo ad arrivare fino a Rocca Bascerana. Sempre grazie a Biancardi, finalmente sembra che la Regione Campania abbia acquisito il progetto originario dell'ASI e probabilmente dovrebbero, durante questo anno, prima appunto che finisca l'esperienza regionale di maggio del 2020, provare ad appaltare questo ennesimo terzo lotto. Un terzo lotto che appunto, del quale si discute già da anni, ma dobbiamo anche attenzionare il fatto che abbiamo un quarto lotto ancora da realizzare per poter arrivare ad Avellino, per cui in questo momento distogliere l'attenzione sul traforo significa probabilmente rimuovere un po' di attenzione su due questioni su cui la Valle ci tiene notevolmente. Sarebbe opportuno accelerare in quel senso. E quindi sarebbe opportuno accelerare gli altri due aspetti. Bene, staremo a vedere. Intanto grazie Sindaco per questa intervista. Naturalmente seguiremo con attenzione gli sviluppi e le attese dei cittadini della Valle Caudina rispetto al completamento di infrastrutture così importanti. Ringrazio Energia per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.